4,65. No, gliel'ho fatti contare davanti, perché sai com'è, la prima volta dice vada troppo qui in meno, vada troppo. Controllo, tranquillo. Serve una persona pulita, come documenti, come tu. Sì. Sei a Venezia, gli testano una ditta per un anno, non comprano macchine e gli danno uno stipendio a me. Loro gli servono perché fanno diverse ditte che spostano. E venire su, firmare, fare la società a Milano. Sì. Mi hanno chiesto qui, però deve essere pulito. Ma deve anche fatto delle cose. La squadra da lui. Ah, viene, ma va, viene da 4 o 6 mila circa, da 4 o 6, poi ci metti 2.000, 2.500, cioè esagerata la montagna, però là, tu devi mandargli, a meno che hai uno là, se era uno figlio altro. Le banconote erano posizionate dietro il faro posteriore sinistro, al quale si accedeva svitando una vite, dopodiché dal bagagliaio, smontando il pannello, c'era questa levetta, si sganciava la levetta e in automatico, sganciando la levetta, si muoveva questo blocco che sbloccava un gancio che teneva fermo il faro e che si posizionava qui dentro. Sbloccando il faro, in automatico si sganciava e qui dentro erano posizionati i soldi.